hanno fatto quello che esatto. Fa. Cioè, mi sembra chiara l'idea del PD, è quella di non mandare nessuno a casa e regolarizzare in qualche questa modo. Questa è tutti. Una risposta slogan che potevi risparmiarti. No, vabbè, è quello che stai dicendo no. Ora tu in studio. Mi sembra di quale PD? Perché è ovvio che dopo ci sarà qualcuno che dice che ce li ha al lavoro lì. L'avete fatto voi, tutti. L'avete fatto voi prima. No, ma non è possibile. E l'abbiamo fatto anche noi perché è una soluzione pragmatica, non è ideologia, è pragmatismo. Mi fai parlare però, io ti ho ascoltato in una cosa che ho ritenuto un delirio, però ti ho ascoltato giustamente. L'avete fatto voi, perché è la tua quindi. Opinione e penso sia l'opinione del PD, quello di fatto di non cacciare nessuno e regolarizzare. Non ho detto tutti. Questo. Io prima avevo non sentito ho detto il studio, questo. Io non sono da tifoseria di calcio, io non ce l'ho con tutti gli immigrati, come la Lega non ce l'ha con tutti gli immigrati, tanti mi hanno anche votato alle elezioni. Gli immigrati regolari sono una cosa, gli irregolari e clandestini sono un'altra cosa. Io chiedo di fare questa divisione, poi la Lega in più aggiunge che se c'è un immigrato che compie un reato qua dovrebbe scontare la sua pena a casa sua, però sono due cose distinte. Non a caso nel Veneto, gestito dalla Lega, gli immigrati regolari sono tantissimi e molti degli immigrati che sono regolari ora hanno i problemi di disoccupazione, per cui mi sembra abbastanza particolare che l'esponente del PD possa immaginare che tutti quelli che stanno arrivando ora, le 170-180.000 persone, abbiano tutti un contratto di lavoro ora in nero che poi dopo viene regolarizzato, perché è abbastanza fuori da ogni immaginazione. Perché probabilmente se stanno ora lavorando in nero una parte di loro è proprio perché vengono sottopagati e sfruttati. Va punita la persona che fa questo, ma questo non vuol dire che poi andiamo a sanarli e a tenerli tutte qua, queste persone. Mezzo, mi immagino le cooperative quanti lavori troverebbero per tutti. Qua c'è un problema di base, c'è qualcuno che ci mangia su questo tipo di immigrazione, su questo tipo di gestione dell'immigrazione. Per cui ci sono tanti interessi che impediscono di fare quello che io ritengo giusto. Ad esempio le persone che fuggono dalla guerra, certo che non dovrebbero neanche salire su un barcone, però allora dobbiamo sederci a un tavolo e distinguere nettamente, come fanno altri stati, chi fugge da guerre, chi ha una situazione per cui deve essere aiutato realmente, e quello che sono i migranti economici. A oggi l'Italia non si può permettere, con il tasso di disoccupazione che ha, i migranti economici, e questo dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti. Sono i dati che vediamo ogni giorno della crisi economica che ha colpito, anche per causa di gestione sbagliate da parte di questi ultimi governi non eletti da nessuno, anche per colpa di un'Europa che ci ha piegato, un'Europa dove noi non siamo riusciti a andare lì e imporre niente di nostro, per cui ha messo in ginocchio la nostra economia. Fin quando non facciamo questa distinzione, continuerà della gente a morire in mare. Per cui quelli che fanno tanti buoni, in realtà così tanto buoni non lo sono.